Oggi abbiamo avuto la presenza di circa 50 enti rappresentati, è stata una larga partecipazione sulla base dell'iniziativa assunta dal Sindaco di proposta al Consiglio Metropolitano delle linee guida per il nuovo piano di prevenzione della corruzione 2019-2021 che rappresenta un'evoluzione dell'attività e dell'impegno del Sindaco De Magistris che ha assunto già con l'inizio del nuovo mandato della nuova legislatura. Possiamo già individuare quali saranno le novità del nuovo piano 2019-2021 rispetto al precedente? Dunque, il piano viene aggiornato annualmente, quest'anno anche il contesto esterno che sarà oggetto della base di lavoro per tutti i comuni dell'area metropolitana, così ci è stato richiesto, si pone nell'alveo dell'attività svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che promuove la figura della città metropolitana come ente guida per gli enti per l'evoluzione del piano. In realtà la prima esperienza che viene svolta a livello nazionale, che coinvolge non soltanto i 92 comuni dell'area metropolitana, in primis il comune di Napoli e la città metropolitana di Napoli, ma coinvolge anche la Camera di Commercio, le 4 università pubbliche, la Prefettura di Napoli e la Regione Campania in questa attività. Quindi l'analisi del contesto esterno sarà svolta dalla città metropolitana come base per tutti gli enti che ricadono nell'alveo dell'area metropolitana stessa. Qual è il contributo che è emerso questa mattina da questo incontro con i responsabili del territorio? Un contributo importante perché sono intervenuti rappresentanti responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza di diversi enti e sono intervenuti facendo proposte operative che naturalmente proporremo ai nostri amministratori, in primis al sindaco della città metropolitana, anche per la omogeneizzazione di processi, per il miglioramento dell'attività amministrativa per tutti gli enti, anche per esempio per il rilascio dei permessi a costruire, cioè sistematizzando le modalità operative, i tempi, accelerando i processi per fare in modo che il cittadino ottenga rispetto dei propri diritti in tempi più celeri, anche fosse altro che per il permesso a costruire, che è molto importante per gli enti, in un alveo però di sicurezza e di garanzia al fine di evitare fenomeni corruttivi o fenomeni di infiltrazione di vario genere. La città metropolitana di Napoli è stata la prima a mettere in campo un'iniziativa quale la Consulta che mette in rete tutti i responsabili anticorruzione del territorio. Si può già tracciare un bilancio di questa sua giovane vita? Dunque la Consulta, come sappiamo, è nata a maggio scorso e quindi è nata in un momento in cui il piano era già stato approvato dal sindaco, perché il piano della prevenzione della corruzione della città metropolitana è approvato dall'organo esecutivo monocratico che è appunto il sindaco De Magistris e verrà approvato entro il 31 gennaio di quest'anno, come normalmente il nostro sindaco ha garantito che si facesse in anticipo rispetto ai termini di scadenza. E il primo bilancio è intanto la partecipazione. Come sappiamo, la partecipazione è un elemento motivante delle amministrazioni e poi c'è un largo coinvolgimento non solo dei responsabili, ma talvolta sono presenti anche amministratori o commissari degli enti che sono stati commissariati e soprattutto in un'ottica di squadra la partecipazione non è soltanto del responsabile ma di tutti coloro che lo coadiuvano, perché il piano prevenzione della corruzione affianca l'attività, accompagna l'attività dei nostri amministratori in modo da accelerare i procedimenti amministrativi per realizzare opere pubbliche, come è il caso della città metropolitana di Napoli, per garantire appalti anche in un'ottica di concorrenza e quindi di economie di scala, sempre nell'alveo della legalità, per fare in modo che le attività programmate vengano realizzate il prima possibile nell'interesse dei cittadini. Quindi grande attività, ma tutta questa attività viene percepita dai cittadini infondendo loro un senso di maggiore trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione? Dunque, l'inaugurazione della Consulta ha visto in campo il nostro sindaco e una partecipazione larghissima di circa l'80% di tutti gli enti interessati della città metropolitana. È un percorso, naturalmente l'attività è iniziata. Secondo me lo slogan che si potrebbe coniare è questo: migliorare i servizi, ma la lotta alla corruzione parte dal sud e parte da Napoli.